Allora, ho fatto uno scraping di tutti i vostri commenti nel video precedente. Poi ho fatto un Python per isolare soltanto le parole. Ho fatto un Python che mi ha fatto la classifica di quelle più usate. E quindi abbiamo... Ho fatto tutto con ChatGPT perché non sono capace. Vabbè, sto imparando Python con quella... ChatGPT è bello, mi piace. Cioè, se ve ne frega qualcosa, mi sono fatto il JSON appunto di tutti i vostri commenti. E poi li ho puliti. E da questa lista pulita sono riuscito a tirare fuori questa che può essere una classifica circa dei plugin che voi avete commentato. Questi sono i vostri e vediamo che al primo posto decisamente vince la FabFilter. E questa qua a mio avviso è proprio figa, la dimostrazione che l'interfaccia grafica del plugin è la cosa più importante e non come suona, perché se c'è qualcosa che distingue proprio la FabFilter nella produzione dei loro plugin sono proprio queste interfacce grafiche super 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 usabili, chiare da vedersi, veloci soprattutto, perché anch'io uno dei motivi per cui tiro sempre sul Pro Q3 o il Pro L2 è che con due colpi di click ti porti via praticamente tutto quello che devi fare. Preme B, uno dei multibanda più veloci da usare. Voglio la minima frizione possibile tra il suono che ho in testa, il suono che ho in sessione, e voglio il plugin che appunto faccia meno attrito possibile, il minor numero di click possibili. Quindi, cioè, che ne so, le interfacce, per quanto suonino bene, dell'acustica audio e pomelloni, non capisci, tipo il Blondie dell'acustica audio che ce l'ho, suona da Dio. Ma quell'interfaccia grafica lì, porca puttana, è inutilizzabile. Ci metto 3 ore a capire dove girare i pomelli, no? E non ho tempo. Acustic audio, fai i tuoi plugin, ma con le interfacce come loro, cazzo. Detto questo, c'è un problema però sui ProQ, che sono 1000 euro praticamente. 1000 euro. Un po' tanto. Però se volete portare a casa qualcosa che velocizza il vostro workflow, il ProQ3 è decisamente il plugin da prendere. Io lo uso in un milione di modi diversi e me l'avete visto usare molto spesso. Lo uso anche come compressore wideband, cioè faccio anche proprio così e lo uso come compressore, come expander. Lo uso come expander solo in alcune zone, lo uso per correggere le EQ di qualsiasi cosa. Posso usarlo anche come stereo expander, perché se apro soltanto sul side, questo qua adesso mi diventa o un monoizzatore per le basse o uno stereo expander per le alte, quindi veramente un super. Oppure c'è una cosa che magari tu non fai col Pro Q3 che è molto interessante e che è dentro nel mio automastering. Tra l'altro sono anche felice di annunciarvi che siamo ufficialmente nella zona alfa dell'automastering del mio studio, quindi c'è un sito in cui tu carichi il tuo wave e via mail ti torna indietro il prodotto masterizzato. Lo stanno testando i miei Patreon in questo momento e dicono che suona bene. Quindi ci sarà da ridere. Robe bizzarre prossimamente. Stay tunato. Un filo di decorrelazione del segnale. Ossia, se hai un segnale stereo, tipo un pianoforte, e lo vuoi un pochino più stereo, puoi fare anche questo. Puoi fare che spingi il left un pochino su, metti a 200 Hz, e spingi il right un pochino giù a 200 Hz. E poi fai il contrario. Fai il right e fai il left. Fai il right giù, left su. E questo qui è uno dei metodi manuali di stereo expander più vecchi della storia. Proprio si fa dai tempi dell'Hammond analogico. Questo qua può essere un modo, attenzione, un po' pericoloso, però quindi state un po' sereni nell'usarlo, non spingete troppo, di avere un'immagine più stereo. La cosa bella del Pro Q2 che ho iniziato a usare recentemente è questo gain scale. Cioè, voi una volta che avete fatto la vostra equalizzazione potete dire: va bene, tienimela, ma fammela un pochino meno, fammela un po' di più. Minchia, quella roba qua è bellissima. Ah, cazzo, è proprio bellissima, perché magari esageri un po' con l'equalizzatore, semplicemente dici un po' di meno. Questo qui provalo, perché è veramente 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 bello. Se hai Reaper, c'è un prodotto molto simile al Pro Q3 che è il ReQ, me l'avete visto usare mille volte. Questo purtroppo è solo per Reaper, perché è un'implementazione in JS dell'equalizzatore interno. Ha praticamente tutte le funzioni di un Pro Q3 meno la dinamica, quindi non può essere dinamico, e non ha
lo stereo match, però l'idea è la stessa. Ricordatevi sempre che il Proc 2, un plugin devastante, può ha tre modalità di fase. Io poi personalmente, Francesco, sono sempre in zero latency. Natural phase lo uso ogni tanto, linear phase non lo uso mai perché non mi piace come suona, sono, non so, però ripeto, porca troia, è proprio una roba super super personale mia di come mi piace che suoni la roba, questo è sicuramente. Tornando allo scriptino, subito dopo ci sono ovviamente pacchetti Waves, ne abbiamo parlato per tantissimo tempo. Un'ultima roba sulla questione abbonamento non abbonamento Waves. Allora, se hai molti plugin della Waves, per assurdo ti conviene l'abbonamento. E questa qui è la roba che ha fatto girare il cazzo a tutti, cioè se hai pochi plugin, se ne hai 5-6, acquistare il rinnovo, se hai bisogno di rinnovare il tuo sistema operativo o escono delle nuove feature, ad esempio, che ne so, il supporto per M1, queste cose, ti costa meno comprare quelli singoli e aggiornarne pochi singoli. Se hai tanti plugin, ti costa molto di più fare l'aggiornamento che non fare l'abbonamento. Quindi al momento anche noi al lavoro abbiamo deciso, bene, teniamo le licenze che abbiamo. Nel momento in cui cambieremo, che ne so, andremo tutto su Mac, non penso succederà mai al lavoro da me, e quindi dobbiamo fare l'aggiornamento di tutte le nostre licenze per avere M1 o per essere compatibili con l'ultimo sistema operativo, allora penseremo agli abbonamenti. Però bel casino. Terzi classificati abbiamo la parola Valhalla. Che è questa ditta qua, la Valhalla DSP, ossia delay e riverberi ed effetti tra i più belli del mercato. Se guardate nel loro sito, troverete a un certo punto anche dei plugin che sono gratuiti, tipo lo Space Modulator, il Freq Echo, il Valhalla Supermassive e una gift card se volete regalarlo a qualcuno. Però questi tre, a mio avviso, sono un trio di plugin che non possono mancare nella vostra DAW. Io non so neanche se li ho già. Sì, me li sono scaricati. E sono un bellissimo delay. Questo è sia delay che riverberi, perché avete anche delle modalità in cui il delay è talmente stretto e col feedback talmente alto che diventano dei. E appunto uno space modulator. Anche in questo caso sono chorus, flanger, pitch, risonatori, riverberi e robe weird, strane. Questi sono gratuiti, non te li faccio neanche sentire. Sappi che sono suoni molto ricchi, suoni molto densi e importanti, quindi usali con massima cautela. Ti consiglio di mettere un equalizzatore dopo questi riverberi in modo da scavare un po', oppure passabandare questi effetti in modo che non diventino troppo grossi all'interno del tuo mix. Ah, giusto, una piccola aggiunta, c'è un plugin ultimamente che uso tantissimo, che è il Goyo. Chi mi segue su Telegram nel canale Shopping lo sa, è praticamente è tipo un de-stanza, lo sto usando in questo momento su questa clip, lo spengo e questa qua è l'audio del telefonino, il Goyo ti asciuga, un po' come l'asciugaminchia, ci hanno rubato l'idea, Devio, ci hanno rubato l'idea. Quindi delay, fab filter, SSL, fab filter, Q3, il Saturn, ah cazzo, Saturn e Decapitator sono due di quelli ancora, quali sono? Il Saturn è sempre il fab filter, ma il saturatore. Ho recentemente fatto l'upgrade perché ero rimasto indietro sul Saturn, l'ho comprato anche io perché fa delle robe molto molto comode. Esempio, vedi che abbiamo il nostro brano, ok? E a un certo punto dico, cazzo, mi piacerebbe saturare di più le basse, ok? Quindi mi apro il mio Saturn e questo qui è un saturatore in cui potete dire, ok, dammi un po' di tape su tutto. Ok, ma non è molto intelligente ed hai tape, amplificazioni, saturazioni, transformer o valvole. Ok, c'è un po' di tutto, più delle modalità più matte ancora. La cosa bella è che puoi accendere ovviamente l'high quality, che non è nient'altro che non un oversample, e addirittura linear phase per i filtri. Ma qual è la roba figa di questo plugin? È che posso decidere per banda solo dove saturare. Quindi io posso dirgli, tienimi il sub sinusoidale, ma saturami soltanto le medio basse, ok? Quindi io magari vado a dare un po' di valvola solo in questa zona, magari anche un pochino di più.
proprio, caspita, con due click ed è veramente, veramente interessante. Hai anche una dinamica, ok? Quindi se andiamo a sentire in solo. Sentite che posso aumentare la compressione solo di questa zona, ottenere più i picchi e poi appunto anche la regolazione del gain. Ed è bello perché posso avere qua magari una valvola sulle medio basse o ad esempio un tape sulle medio alte. E andiamo soltanto sulle altissime, vediamo un po' di tape. Però questo tape non mi andrà a sporcare invece le basse, che rimangono invece lineari. Ed è appunto un plugin che con tre click ti fa fare delle robe che altrimenti dovresti dire: ok, apro una parallela, faccio un passabanda, prendo soltanto band, cut frequenze, poi dopo ci metto un saturatore che però non ha l'oversample, quindi devo mettere un oversample e poi dopo devo rifiltrarlo in modo da... diventa un risolutore di problemi. L'altro grande plugin che è uscito da questa mini classifica è decisamente il Decapitator, ossia la Sound Toys. Questo qui è sono dei plugin che non mi vedete mai usare, ma perché sono scemo io, ok? Sono uno standard di produzione da millenni, ok? Semplicemente non lo so, a me stanno sui coglioni, mi stanno sul cazzo. Non so dirti come mai, sono bellissimi, tutti. A me personalmente stanno sul cazzo. Però direi che il più famoso, ora ve lo cerco, è il Decapitator, ossia anche questo un saturatore, ok? Questo qui tra l'altro pessimo dal punto di vista dell'aliasing, proprio una schifezza, quindi consiglio, se volete usarlo, di usarlo in oversample oppure di andare su un'alternativa che è il LED Crusher. Audio Assault ha fatto LED Crusher, che è molto molto simile, ok? Adesso gli hanno cambiato la grafica perché era troppo simile a quella del Sound Toys, però è lo stesso plugin, ok? Questo è 199, questo è 5 dollari. Porca troia, che animali. Questa è saturazione, ok? Di diversi tipi di suono, semplicemente low cut, brillante, non brillante, vai dentro e saturi come un maiale. E poi dalla Sound Toys ci sono tutta la loro rack di effetti, Echo Boy, Filter Freak soprattutto, ok? L'F-Track è quello che li comprende un po' tutti, forse quello più intelligente da comprare, però hanno presi anche singolarmente, questi qui sono super 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 pop, ok? Sono proprio pop. Anche il Little Radiator e Little Radiator sono molto molto comodi. Un altro, se non vi piace il Gem Mod, è il Micro Shift, un altro sulle voci fantastico. Questo qua è una specie di Dimension D. Ecco, vediamo che Ozone va un pochino più giù, quindi non tanto usato. Sheps 4 preferenze, ma qui ormai dopo andiamo in... c'è un po' di sporco nei dati che ho raccolto, però diciamo che principalmente vedo che i più usati appunto erano questi, vedete tutti i miei errori, questa era la lista pulita. Bello, bello, molto molto bello. Va bene, grazie di aver seguito questo piccolo video, ci vediamo al prossimo, dove andiamo a migliorare le chitarre acustiche registrate con la DI. Perché pensavo che non fosse possibile, un mio patron mi ha scritto una roba che sono andato ad indagare ed è una figata pazzesca, quindi se sei interessato iscriviti, se no vaffanculo.